Ben ritrovati amici di Weekend Dance, l'invito del nostro amico Italo Palmieri, siamo allo IAB in Arte Vesuvio. Buonasera Italo. Buonasera a te. E buonasera al tuo amico. Antonio Pregiobbo, ciao. Allora, ci hai invitato perché questa sera allo IAB per il Dama Club? Ma tu spesso ci vieni a trovare quando noi facciamo le serate di formazione tecnico-stilistica, ma il mondo va anche in un'altra direzione. Che assolutamente. Che è quella dell'informatica, quella del web, quella della comunicazione digitale soprattutto. E con Beauty Trip ne abbiamo anche un pochettino pubblicizzato questa trasformazione anche del mondo dell'artigianato. Oggi a Napoli c'è una grande realtà che è rappresentata dal mio amico Antonio, che già da alcuni anni sta affiancandosi a imprenditori e oggi anche ad artigiani per la crescita proprio di questo mondo con sistemi innovativi. Ma Antonio ne può spiegare meglio di me. Assolutamente, Italo. Quindi parliamo di modernizzazione, digitalizzazione, comunicazione, tutto economia, più veloce. E di economia, sopra, perché bisogna fare l'economia in un periodo come questo. L'economia mondiale delle start-up che cerca in qualche modo tanti talenti. Potevamo mai far mancare quelli napoletani? Tant'è vero che grazie a Napoli la Campania è diventata seconda dopo la Lombardia per numero di start-up e di incubatori. Stiamo cercando di sviluppare dei modelli che catalizzino di più la finanza, perché la finanza internazionale non dà importanza a dove nascono i progetti, ma cerca semplicemente l'educazione con cui si sviluppano i progetti. E noi crediamo fermamente, anche con Italo, che tutti i talenti si devono mettere in gioco, anche quelli dell'artigianato, perché è importante quell'esperienza convertirla e farla diventare un valore per tutti quanti. Prendere quella professione e far arrivare ancora di più il nostro prodotto, il nostro talento da tutte le parti, perché serve per l'economia del nostro territorio, perché non ci deve essere crisi, perché tutti vogliono il made in Naples, made in Italy, quello che sia, e noi dobbiamo trovare nuove forme innovative come portare questa innovazione attirando economia. Italo, allora la strada da seguire è questa. Ma non ci sono dubbi, la strada da seguire è quella di essere moderni, e l'artigianato può essere moderno se solo si scrolla di dosso tutto quello che è il passato. A me, devo dirti la verità, mi è piaciuta tantissimo una frase che il nostro amico Paolo Sorrentino ultimamente ha buttato in pasto ai social: non bisogna guardarsi indietro neanche per prendere la rincorsa. Questa sera siamo qui allo IAV anche per incoronare il presidente del gruppo Stammacà. Sì, è vero, perché proprio alcuni giorni fa il gruppo direttivo ha scelto il nuovo presidente per l'anno prossimo, che è qui con noi, e lo presento, Antonio Albano, anche se non ha bisogno di presentazioni perché è un decano, uno degli high stilist più importanti di Napoli e io direi anche del sud Italia. È una persona molto molto battagliera e avevamo bisogno di un presidente battagliero. Presidente, complimenti, è stato insignito di questa carica importante. Quindi va ancora a rimpinguare le forze del gruppo. Di essere un rivoluzionario, sì. Allora, oltretutto noi abbiamo fatto questo cambiamento nel nostro gruppo per dare una forza maggiore e per dare delle idee innovative, per cercare di raggiungere degli obiettivi che ci eravamo prefissi tanto tempo fa. Però ci siamo rallentati nel nostro viaggio, però adesso cerchiamo di realizzarle con tutta la forza possibile del gruppo.